benvenuta. Grazie dell'invito. Direi di iniziare subito chiedendoti, perché karma rosso? Dunque, karma è causa effetto. Nel momento in cui uno mette piede qui diventa karma. Ora, da bambina io osservavo gli adulti e pensavo, sono infelici, continuano a farsi del male, che cosa non riescono a capire? E sapevo che avrei dovuto fare qualcosa per aiutare. Poi gli anni sono passati e ho imparato due o tre cose e ora aiuto le persone a capire. Lo faccio con il rosso, perché il rosso sono io. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Benvenuti o bentornati amici, qui è Karma Rosso. Allora, nel momento in cui ho deciso di fare questa lettura, come molto spesso accade con le mie letture, ero in una fase di intuizione intensa, nel senso che continuavo a pensare a Nettuno proprio come nome, perché a volte a me vengono in mente divinità o cose che devo andare ad affrontare proprio a livello di nome, quindi anche quando non conosco un concetto mi compare questo nome, che può essere anche nuovo se non l'ho mai affrontato prima. In questo caso continuavo a pensare a Nettuno, lì per lì credevo si trattasse della divinità, però vabbè, mi sono resa conto nel giro di poco, indagando un pochettino, che quello che stavo percependo era una sorta di urgenza ad andare ad affrontare le energie di Nettuno per il mese di agosto. Poi c'è anche da dire che oggettivamente il pianeta Nettuno è stato nominato proprio dalla divinità. Detto questo, cosa succede? Indagando, siccome io sono un'appassionata di astrologia, di sicuro non un'esperta, mi sono resa conto che c'è un evento molto particolare che accade il 21 di agosto ed è l'occultazione lunare di Nettuno. Sicuramente più di qualcuno qui, appassionato come me o addirittura esperto, mi saprà dire qualcosa di più da un punto di vista proprio astrologico, però sento che c'è una necessità di andare ad affrontare queste energie sapendo un po' prima di che cosa si parla, perché reputo che sia un qualcosa che avviene molto all'oscuro. Già Nettuno è un tipo di energia che ha a che fare da un punto di vista di astrologia con i sogni, le illusioni, i voli di fantasia, tutto quello che è diverso, nascosto, anticonformista, tutto quello che è spirituale, no? Quindi sicuramente c'è qualcosa qui che ci cova per bene, però anche da un punto di vista di coscienza planetaria, perché come la Terra è un pianeta che ha una sua coscienza, mi chiedo che cosa ci sia di così importante da affrontare come una sorta di dialogo. Quindi vado a vedere quelli che possono essere quattro messaggi in particolare che questo pianeta ha da darci. E probabilmente anche quello che è questo movimento, in quanto effettivamente va a smuovere sicuramente più di qualche energia. Poi voi sapete anche che sul mio canale io affronto completamente la questione astrologica, riassumendo il tutto in movimento di luna, no? La luna mensile. Per cui ho trovato interessante come ci sia stato un richiamo all'interno del mio intuito a questo argomento. Ora, ci sono quattro possibilità, andiamo a vedere che cosa ha da dire questo pianeta a ciascuno di noi. Come sempre potete fare più di una scelta, potete tornare anche più avanti a questa lettura perché è stata ispirata da quello che è il movimento di adesso, di questo mese, di Nettuno, però tranquillamente è un pianeta che esiste sempre, che potrà portare i suoi futuri benefici o suggerimenti nelle vostre vite in qualunque momento, ok? Allora, io vado a cominciare dalla numero 1, sveliamo queste rune che ci aiutano a identificare le energie della lettura. Sappiate che questa è la seconda. Ho già selezionato, come vedete, le carte, perché assolutamente sento questa esigenza di andare un po' ad occhi bendati. C'è una sola carta dei tarocchi, gli altri sono tutti oracoli. Vediamo che cosa succede. Se vi serve mettete il video in pausa per osservare meglio e fare la vostra scelta. Io intanto vado a incominciare dalla numero 1. Eccoci quindi con la prima scelta, mettiamo qui la runa e cominciamo a scoprire queste carte. Allora, il primo e unico tarocco, abbiamo la luna. Quindi qui si parla proprio di quelli che sono
dei punti dolenti, io credo, di quelli che sono i vecchi legami che nutriamo ancora dentro di noi con dei concetti abbastanza obsoleti della nostra personalità. Quindi, per esempio, sono convinto che sono una persona particolarmente attratta da luoghi affollati dove la musica è alta, sono abituato a questo, però mi trovo a scoprire che in realtà io cerco il silenzio, che riesco a fiorire meglio dove c'è, che ne so, un elemento naturale piuttosto che un elemento di costruzione umana, quindi asfalto, cemento, vetrine, cose di questo tipo. C'è un essere legati ancora a un'idea vecchia di noi. Quindi immagino che ci siano stati dei cambiamenti ultimamente nella vostra vita o che stanno per avvenire, perché questo comunque è un messaggio preparatorio da parte di Nettuno. E credo che stia suggerendo di cominciare ad accettare l'idea che forse durante la nostra vita possiamo cambiare da un punto di vista proprio interiore, perché attraverso le esperienze che viviamo possiamo attingere a livelli diversi di quella che è la nostra conoscenza di noi, di quella che è la conoscenza del mondo, di quelle che sono le esigenze nostre del mondo. Per cui la nostra vita sicuramente è sempre un lavoro in progressione, no? Però in particolare Nettuno sta dicendo: comincia ad abbandonare l'idea che se sei un certo tipo di persona, allora quella personalità va a scontrarsi con l'essere un altro tipo di persona, quindi con un'altra personalità. Perché in realtà fare una scelta di questo tipo ti mette un cappio al collo, ti stringe veramente la cinta, il fianco e ti fa mancare il fiato. Considera la possibilità invece che a seconda dell'esigenza diversi aspetti di te possano comunque cominciare ad emergere e ad aiutarti in quelle che sono le situazioni in cui ti trovi. E sento che lo dice perché c'è un certo rammarico che viene da chi sta guardando questa lettura probabilmente, o che verrà se ci sono dei cambiamenti in vista, in quanto quando noi ci mettiamo in certe situazioni di vita, volendo o non volendo, coscienti o non coscienti, comunque si vanno a toccare degli aspetti di noi che magari sono dormienti o hanno bisogno di essere enfatizzati o proprio non esistevano. E renderci conto che alcune esperienze ci hanno cambiati in questo senso profondamente, a volte ha gli effetti di un vero e proprio lutto. Quindi noi ci sentiamo persi, non comprendiamo più non solo la direzione, ma anche il senso di essere noi stessi, non ci riconosciamo e questo può aumentare tante ansie, può dare tanto disagio. Quindi questo Nettuno dice: attenzione, sta per arrivare un momento in cui ti sarà necessario capire che non devi scegliere tra degli opposti, puoi attingere da vari aspetti di te a seconda del momento. Quindi prendi questo cambiamento come fosse in realtà una benedizione, la possibilità di mettere in saccoccia altre abilità che avrai a livello di personalità e quindi di vita. E vediamo che cos'altro ci dice. Orgoglio e fallimento. Sono due opposti, l'orgoglio e il fallimento, soprattutto nell'esperienza umana, perché noi tendiamo a identificare e quindi a creare un collegamento diretto, univoco, tra i nostri successi e il nostro proposito, tra il nostro orgoglio e la nostra capacità di arrivare a manifestare un goal. Qui invece viene detto: non è che questi due concetti, fallimento e orgoglio, devono contrastarsi. Uno può essere molto orgoglioso di se stesso, nonostante i fallimenti, o meglio, può essere orgoglioso di stesso attraverso i fallimenti, perché il fallimento è semplicemente la non riuscita di qualcosa, non è la condanna eterna a qualcosa, a meno che noi non lo rendiamo tale. E lo rendiamo tale con i nostri preconcetti, con quei preconcetti di chi siamo e dovremmo essere che forse fino ad ora abbiamo nutrito. Quindi c'è da capire qui il fatto che gli errori, se così li vogliamo chiamare, quelle non riuscite, sono solo delle possibilità che abbiamo esplorato che non fanno al caso nostro. Perciò è necessario amare noi stessi attraverso le nostre esperienze e vedere che tutti fanno le loro esperienze e vedere che in ogni situazione di vita c'è spazio ed è anche utile considerare il cambiamento. Quindi questo Nettuno è qui per fare un po' di pace interiormente, per aiutarvi effettivamente a trovare un senso di fecondità quando c'è ancora la pioggia in atto, perché Nettuno dice: osserva un pochettino quello che è il ciclo anche di vita sul tuo pianeta, quindi sulla Terra. Ti sembra che siccome piove allora la Terra smette di esistere, si spegne nel suo nucleo e va in uno stato catatonico ed è finito tutto lì? No, la pioggia e il maltempo servono comunque quanto un sole che spacca le pietre per dare nuova forma e nuova vita a delle situazioni.
Non consideriamo qualcosa positivo solo perché sembra che a breve termine porti un gran risultato. Usiamo il linguaggio della terra, visto che nessuno ce lo suggerisce. Quando c'è una bella giornata di sole, tutti stanno bene. Ma se quella giornata di sole non smette di essere una giornata di sole prima o poi all'interno dell'anno, ci ritroviamo ad avere, che ne so, dopo un tot di mesi, veramente un pianeta caldo, che probabilmente non è fertile come sarebbe di solito, che ci dà grossi problemi. Quindi non c'è solo il problema del quanto piove, quanto grandina, quanta neve fa, c'è anche il problema di quanto sole fa, quanto vento c'è, quanta abbondanza c'è. Ci devono sempre essere delle fasi di alto e basso, perché queste servono a rivoluzionare una situazione, a mantenere vivo qualcosa. Quindi il riciclo di energie necessarie, qui viene detto da Nettuno, guarda che il riciclo della tua personalità, gli alti e bassi, i cambiamenti, non sono delle sentenze di morte, sono semplicemente degli stati di passaggio. In realtà, se guardi bene, anche il benessere è uno stato di passaggio, perché nulla su questo piano esistenziale è permanente. Quindi accetta questo cambiamento, perché ne sta per arrivare uno che ti aiuterà veramente a comprendere in realtà quanto potenziale c'è dentro di te. Non essere furbo, sii saggio, infatti, viene detto. Non devi per forza portare avanti questa cultura del chi sta più duro vince, del chi produce di più allora vale di più, del chi se non si sbaglia mai allora è il migliore di tutti. Perché qui vieni messo davanti alla necessità di renderti conto che le tue esperienze sono la cosa più preziosa che hai. E chi non fa esperienza, chi non fallisce mai, non ha nulla da usare nella sua esperienza di tutti i giorni. Quindi non è furbo e non è neanche saggio. È abbastanza povero. Forse è fortunato, perché non gli capitano poi situazioni che lo lasciano allo sbaraglio in quanto non ha avuto modo di accumulare prima esperienze di vita sufficienti. Quindi cerca di vedere il tutto, la tua esperienza e quello che sta per accadere, come un qualcosa che accade nell'insieme. Non andare nel dettaglio, non diventare chi deve per forza capire tutto e deve per forza sistemare tutto a priori. Usa ciò che hai imparato, non farti usare da ciò che accade. Esci dalla tua testa e vai nel tuo cuore, perché gli manchi. Questa è la differenza tra vivere una vita filtrandola solo attraverso la testa e vivere una vita filtrandola attraverso il cuore. Il cuore e la testa, anche come centri energetici, hanno bisogno di lavorare in sincronia. Se lavorano slegati, creano degli estremi che non vanno bene, nessuno dei due. Da un punto di vista energetico ve lo dico, perché essendo nata come guaritore energetico ve lo dico tranquillamente. Quando i chakra più alti, quindi la corona, l'ajna e tutti questi qui, la gola, sono particolarmente espansi, hanno una certa portata energetica, ci possono dare, perché poi uno deve decidere di farlo, ci può nascere con quella portata energetica, ma poi deve decidere di prendere in mano la situazione. Quindi se attivamente uno usa questi centri energetici ad alto livello, può diventare un cervellone, può diventare una persona intelligente, una persona scaltra, ma se non ci abbina il cuore non c'è crescita spirituale, e quegli stessi centri energetici sono adibiti alla forza mentale, ma soprattutto allo sviluppo spirituale. Viceversa, se io vivo solo di cuore e non cerco di mantenere attiva la parte mentale, quindi di utilizzare la logica, la ragione, la struttura, io sono un povero disgraziato hippie che se è fortunato gli va bene, se no vive nella povertà, se no viene sfruttato, si mette in situazioni tossiche, il suo potere personale viene buttato via, donato a degli sciacalli. C'è bisogno che questi due centri collaborino, e farli collaborare vi aiuterà a mantenere l'orgoglio e la voglia di andare avanti belli attivi, vi farà vedere l'occasione nella perdita e viceversa. Quindi questo Nettuno veramente sta cercando di mettervi tanta saggezza in testa, di farvi capire che cosa significa l'esperienza di vita umana, e dice questo è che cosa significa avere a che fare con il mondo dell'oscuro, con il mondo di ciò che non si vede. Bisogna percepire, e tu hai bisogno di percepire, non pensare, non essere furbo, sii saggio, ok?
Quindi mantenete attiva questa idea dentro di voi mentre qualunque cambiamento accadrà o sta accadendo, e io mi auguro di essere stata d'aiuto. Se avete bisogno di una lettura approfondita, mi trovate all'indirizzo email. Se avete bisogno di fare un lavoro a due, mi trovate all'indirizzo email. Se invece volete semplicemente approfondire tematiche spirituali, olistiche, insomma il lavoro che faccio, non solo le carte, mi trovate su Instagram. Vi ricordo che torno attiva a settembre, ok? Quindi se mi scrivete, il vostro messaggio viene preso in considerazione, però vi rispondo a settembre. Detto questo, io vi ringrazio e vi auguro il meglio. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao. Eccoci qui con la seconda variante. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si parla. Ok, abbiamo il mondo a testa in giù. Nettuno vi invita a considerare a livello proprio teorico, perché la vede come un'occasione di espansione nella vostra vita, vi invita a considerare che cosa potrebbe accadere, fatelo proprio visualizzando o sentendo con il cuore ad occhi chiusi. Immaginate che cosa accadrebbe nella vostra vita se tutto ciò che credete essere vero fosse falso. Cioè immaginate se la persona con cui state non vi amasse, ma vi stesse sfruttando per qualche ragione. O se vi rendeste conto che è un'illusione della mente, che questa persona manco esiste. Immaginate se perdeste tutto quello che avete, o se non ce l'aveste mai avuto. Che tipo di persona sareste? Che tipo di vita sareste qui a condurre? Ma soprattutto, che tipo di sentimenti provereste verso voi stessi e il mondo? E questa riflessione è necessaria perché qui Nettuno dice: sei troppo legato agli schemi. Sei così mentalmente abituato a concepire la vita come una serie di regole, di norme, una serie di descrizioni matematiche della realtà, che non riesci neanche a concepire altre dimensioni di te, della vita, non riesci ad attingere pienamente, per esempio, dal tuo potere creativo, così, per dirne una delle cose, voglio dire, più importanti della vita, ma che praticamente tutti dimenticano di mettere sul piano di gioco nella loro vita. Che cosa accadrebbe, non solo se non avessi questi legami, ma soprattutto se tu non fossi tu, così incastrato, così convinto di conoscere quello che in realtà non conosci, perché tu conosci solo l'aspetto fattuale, l'aspetto di superficie. Cosa accadrebbe se tu conoscessi altro? Chi saresti? Che scelte faresti? Come ti sentiresti? Quindi è un invito proprio a riflettere. Non è per dire che presto perderai tutto, adesso non voglio gli ansiolitici qui che vengono inghiottiti come fossero caramelle, però fate attenzione. Perché qui vi viene detto, vi state perdendo gran parte della vita, vi state proprio togliendo la grandissima possibilità di vivere una vita piena. E certe cose non si possono spiegare, si devono vivere. Qui abbiamo l'incolparsi e la crescita. E hanno tutte e due a che fare con il chakra del plesso solare, quindi se avete qualche problemino di digestione, di stomaco duro, pugno allo stomaco, buco allo stomaco, stomaco sempre pieno, intestino che vi fa andare in bagno come non ci fosse un domani, bruciori, gas, intolleranze, problemi di pelle, liquidi, respirazione con fibrillazione. Se avete tutti questi problemini, vuol dire che già sul piano fisico questa energia di cui vi sta parlando Nettuno è bella forte. Però non è necessario per forza avere sintomi, anzi vi auguro di no. Si sta dicendo, invece di vedere la vita da un punto di vista così matematico, no? Così oggettivo, ti apre altre dimensioni, ti apri alla dimensione in realtà della crescita personale, cioè ti dai la possibilità di non vivere la vita come fosse un merito, un guadagno oppure una colpa. Cioè ti metti nella posizione anche di vedere che non sei un perdente se perdi tutto. Non è colpa tua ad ogni costo se qualcosa capita, è tua responsabilità se davvero puoi fare qualcosa. È una visione molto diversa questa. Perciò parla di come sia necessario nella vostra vita
cominciare ad accettare le responsabilità del proprio benessere. Perché se sentite anche che vi manca qualcosa, che tutto sommato magari tutto va bene, ma mi sfugge qualcosa, non mi sento soddisfatto, mi manca qualcosa, mi sento vuoto, dovrei fare qualcos'altro, non so che cosa. Ecco, sensazioni di questo tipo sono veramente un indizio molto chiaro del fatto che non vi sentite completi. E per essere completi non è necessario avere la macchina dei sogni in garage. Non è necessario avere tutti i rapporti sociali perfetti e un compagno, una compagna al nostro fianco per sempre, super innamorati. Perché chi ha tutto questo e ancora sente un buco allo stomaco, ancora sente un vuoto, vi può assicurare che non è ciò che si possiede, ma è come si vive dentro se stessi che ci dà la sensazione di sicurezza o insicurezza nel mondo. E se noi siamo insicuri del mondo perché lo vediamo come una serie di norme da conoscere e sfruttare, noi ci sentiremo sempre vuoti, ci incolperemo sempre per ciò che magari neanche è colpa nostra, e invece di prendere responsabilità ci arrabbieremo quando qualcosa non funziona o ci sentiremo desolati o frustrati, ok? Quindi qui si sta proponendo attraverso il messaggio di Nettuno uno spunto di crescita, cioè si sta cercando di darvi uno stimolo a guardare la vita come una serie di occasioni per espandere la propria coscienza, per diventare molto più inclini a vedere non solo il quadro complessivo, perché ancora una volta non ci interessano le strategie, ma a vedere proprio la complessità e la stretta interconnessione che vari elementi, vari aspetti della vita hanno tra di loro, perché quello è quello che vi dà il senso della vita. Ripeto, in questa lettura è difficile spiegare, perché fino a che non riuscite ad aprire la dimensione dell'emotività, alla dimensione della spiritualità in senso aperto, accettando quello che viene, dolore compreso, non riuscirete a capire. E qui viene detto, esatto, il centro più interiore, la solidità viene dal dentro. La capacità di costruire, decostruire, concepire, eliminare, negare, allontanare, cambiare, viene dal dentro, perché la stabilità può avere una forma esteriore, può avere la forma di una casa, può avere la forma di un conto in banca, può avere la forma di un compagno, può avere la forma della salute, ma non è una cosa che si ottiene, è una sensazione che si ha. E se vogliamo andare sul materiale, è una sensazione che il nostro sistema nervoso ci dà. Il nostro sistema nervoso, quando è in una posizione di calma, allora ci fa stare bene, ci fa sentire sicuri in ogni livello. Quando è che il sistema nervoso non ci permette questo? Quando non abbiamo risolto traumi passati, perché siamo letteralmente inceppati in cicli traumatici non risolti. Il nostro sistema nervoso cerca una tigre che non c'è più da anni, ma che ancora abbiamo la sensazione sia sulle nostre tracce per mangiarci vivi. Quindi è inutile raccontarsela, se qualcosa non vi torna internamente, non vi sentite quieti, sicuri, vuol dire che state ancora cercando di sfuggire da una tigre che è nel passato, e vuol dire che non avete solidità interiore, vuol dire che c'è della guarigione da fare. E fino a che la guarigione non viene fatta è impossibile trovare espansione, perché per definizione il sistema nervoso e tutta la vostra parte energetica è contratta, è proprio come un muscolo che sta in un eterno crampo, non c'è espansione, è impossibile, ok? Quindi viene caldamente suggerito di considerare di affrontare questo dolore o questi dolori per espandervi. Ed è una questione anche di disciplina, perché ci vuole tempo, ci vuole impegno, ci vuole motivazione, ma vi renderete conto che una volta che vi inoltrate in questa tematica, nella tematica della guarigione, nella tematica dell'espansione, della presa di coscienza, di responsabilità, guadagnerete il tempo perso, comincerete ad avere grandi risultati in poco tempo, e non sono qui a vendervi l'idea che l'abbondanza si ottiene con degli abracadabra di qualunque tipo. Bisogna lavorare internamente, non si può essere due cose opposte contemporaneamente, non si può essere rilassati ed essere contratti, non si può essere guariti ed essere ammalati, non si può
avere un sintomo che qualcosa non funziona e avere quella cosa che funziona, ok? Quindi qui viene detto proprio è il momento di espandersi, è il momento di affrontare i propri limiti. Roccia, resistenza, vedete che come c'è un continuo richiamo a creare mobilità, apertura all'esterno, quindi aprirci a quelli che sono gli stimoli esterni di guarigione. Se noto che andando a lavoro quel tizio mi fa sempre girare le palle perché dice cose che non dovrebbe dire nel momento sbagliato, ok, lui sarà un coglione, ma come mai a me fa particolarmente presa quell'atteggiamento? O come mai quella persona sembra che se la prenda solo con me? Ci deve essere qualcosa internamente che richiama quell'energia. Ci deve essere una parte di me che vibra a quell'altezza come una frequenza radio e quindi su quella frequenza radio io beccherò solo quei tipi di messaggi. Quindi è mia responsabilità cambiare, non devo incolpare. Non devo cercare di vedere il mondo come una sorta di rebus da risolvere e chi lo risolve diventa più furbo e ce la fa meglio. La solidità non viene dalla struttura esterna, ma viene da un senso di forza interiore, da una resistenza interiore. Basta che ora non vi facciate il classico tatuaggio con scritto resilienza, mi raccomando, che è una cosa che vedo spessissimo quando si parla di questi termini. Allora, Nettuno proprio vi fa una proposta e vuole che questa proposta in realtà ve la facciate a voi stessi e dice: quanto sei disposto a impegnarti per dare a te stesso la solidità che cerchi? Perché qui è una questione, dice, di fare scelte migliori. Scelte migliori non da un punto di vista matematico, scelte di intenzione. Dirigi la tua intenzione nel punto giusto, cioè guarire te stesso. Se sei arrabbiato al posto in cui sei, cioè se ti trovi ad essere incazzato perché ti trovi nella posizione in cui ti trovi, allora smetti di portare te stesso in quella posizione. Vedete che si parla di responsabilità? Vedete che si parla di smettere di pensare, di fare le cose in una certa maniera e cominciare piuttosto a portare l'attenzione sull'unica cosa di cui possiamo essere responsabili, cioè noi stessi? Per cui immagino che Nettuno di questo vi volesse parlare. Non lo so se è qualcosa che già state vivendo vi può dare una chiave di lettura per cavarvela meglio, non lo so se è qualcosa che vi sta per capitare, perché Nettuno lo sento molto nebuloso, ok? Non è chiaro, come se ci fosse un casino di gas proprio, che tra l'altro, se non erro, è anche la sua situazione da un punto di vista fisico. Però questo vi sta dicendo e io mi auguro che questa lettura vi abbia aiutato. Se avete bisogno mi trovate casomai per un approfondimento al mio indirizzo email, se avete bisogno anche di fare un percorso individuale mi trovate l'indirizzo mail o potete trovare il link dove ci sono i marcatori temporali sotto al video nel primo commento che vi direzionano direttamente a un possibile percorso. Comunque sia, sappiate che se mi scrivete o mi mandate il contatto io torno attiva a settembre. Detto questo, se invece volete semplicemente approfondire un pochettino quello che è la tematica della crescita personale, la tematica spirituale in generale, tra tanti spunti, mi trovate su Instagram dove non si parla solo di tarocchi, ma anche di tanto altro, ok? Io vi auguro il meglio ragazzi, tanta guarigione, veramente tanta espansione. Noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso, ciao ciao! Ok, siamo qui con la terza lettura, mettiamo qui la runa e andiamo a scoprire le nostre carte. Allora, Nettuno di che cosa ci parla? Ci parla del senso di confusione che viene dal non sapere come risolvere una situazione, però l'attenzione non è in particolare su come risolvere, qui non si parla tanto di trovare una soluzione da un punto di vista pratico. Si tratta di riuscire a capire che cosa sentiamo quando ci troviamo in quella situazione. Cioè, vi faccio un esempio, molte volte le persone mi chiedono delle letture e mi dicono: sono in questa situazione incasinata, che cosa devo fare? E io dico sempre: allora, che cosa devi fare lo sai solo tu. Partiamo da lì. Ma devi chiederti che cosa ti senti di fare. E per sapere che cosa ti senti di fare, devi riuscire a capire come ti senti in generale. Devi conoscerti un attimino per capire che cosa è sostenibile, per esempio. Quindi io ti posso al massimo mostrare le conseguenze, ma non ti devi interessare le conseguenze in sé, perché anche la migliore delle conseguenze da un punto di vista oggettivo può essere una maledizione per chi non è pronto ad accettare quello.
E poi è sempre questione di punti di vista. Perciò è meglio convivere con armonia, con le conseguenze di qualcosa che so di poter sopportare, e lo so se mi conosco, piuttosto che puntare a un gran risultato che poi non è congruente con chi sono e quello che riesco a supportare. Allora, Nettuno mi dice questo, ma invece di chiederti continuamente cosa devo fare, in che situazione mi trovo, non la riesco a vedere benissimo, fermati un attimo e chiediti, ma io in questa confusione come mi sento? E guardate che mi sento confuso non è una risposta. Andate oltre. Andate oltre. Non date la colpa agli altri, non cercate di capire che cosa dovrebbe cambiare per stare bene. Chiedetevi, io in questa situazione come caspita mi sto sentendo? Sono ferito perché? Mi sento triste? Mi sento stupido? Mi sento inutile? Come mi sento? E da lì poi potete cominciare finalmente ad avere un'idea molto chiara di quello che vi sta capitando. Andiamo quindi a vedere le altre carte. L'abbondanza. La testa in giù. Probabilmente il fatto che sei in questa situazione e non riesci bene a capire come sta funzionando per te internamente è una delle ragioni che ti tiene bloccato in questo circolo vizioso in cui probabilmente ci sono dei problemi che sono difficili da battere, no? Magari uno si trova ad avere continuamente difficoltà a trovare lavoro, magari uno continua ad avere difficoltà con l'aspetto della salute, magari ci sono sempre delle rogne, magari c'è sempre questa sensazione di riuscire a guadagnarsi appena da vivere e però poi ci si indebita sempre in qualche maniera, comunque c'è sempre qualcosa che ci porta via la nostra capacità di dire posso stare tranquillo. E dicendovi questo ho una forte intuizione che mi dice che forse è proprio il fatto che vi sentite di non poter stare sicuri, tranquilli, che energeticamente vi mantiene a un livello vibrazionale in cui la vibrazione dominante è la povertà o il furto o il debito e queste cose qui. Perché in questo caso Nettuno mi sta dicendo, chi sta guardando questa lettura si deve rendere conto che in realtà è un essere senza limiti. Può manifestare come qualunque altro essere umano qualunque cosa desideri. Poi ci sono quelli che sembrano essere in grado di manifestare qualunque cosa senza problemi, ma è perché quelli non si mettono mai in dubbio. Quindi questa persona, invece di mettersi in dubbio da un punto di vista fattuale, dire com'è che io non riesco mai a uscire da questa situazione, perché non si mette in dubbio da un punto di vista concettuale, interiore, dice ma com'è che io mi sento sempre in questa maniera? Non sarà che il sentirmi in questo modo mi porta a sperimentare situazioni di questo tipo? Lasciate stare le leggi dell'attrazione che è una minchiata, perché pensare che se siamo qualcosa le attraiamo non è così che funziona, non è che la attraiamo, è che noi ci manteniamo a un certo livello, come una frequenza radio. Se su una stazione radio io ascolto country, non mi posso incazzare se voglio ascoltare salsa e merengue in una stazione che può solo darmi country. Devo essere io che giro la manovella e mi metto su un'altra frequenza, su un'altra stazione radio. A quel punto, se mi piace quella stazione radio, c'è salsa e merengue, perfetto, mi fermo lì. Ma se io non mi faccio una domanda e non mi chiedo, ma che musica è questa? Ma a me piace? Sì, no. Allora non saprò mai se devo cambiare frequenza e come farlo. Non mi metterò mai nemmeno a sperimentare. Quindi rimarrò bloccato in una frequenza che mi dà povertà, che mi dà mancanza. Quindi andiamo a vedere quelle che sono le altre. Vita marina, ricchezza. Mi si sta dicendo c'è proprio tutto un mondo interiore che hai, di cui ti puoi veramente, non voglio dire solo far vanto, ma proprio fare strumento, che ti può dare tutti i risultati che vuoi. Ma tu stai cercando di uscire da questa situazione trovando il modo migliore di farlo. E invece così facendo stai attivando solo la mente, non ti stai preoccupando di come si fa da un punto di vista proprio di vera fisica quantistica. Stai cercando di comandare il destino modificandone l'aspetto, non la sostanza. E la sostanza la modifichi solo se riesci a trovare il contatto perfetto dentro di te con le tue emozioni.
Quindi qui si dice devi andare a trovare quella ricchezza dentro di te. Quando ti renderai conto che anche tu meriti di avere abbondanza, che anche tu sei abbastanza e hai tutto quello che ti serve, quando anche tu sei in grado di darti quello che ti serve perché sei abbastanza intelligente, perché hai la capacità come tutti di attingere dall'abbondanza del mondo, ecco, quando ti concedi di vederti da questo punto di vista, allora le cose cominciano a fluire, allora ti sblocchi. Quindi se noti su queste cose che ho detto che in realtà non ti senti tanto ferrato, non ci credi tanto che ti meriti e che sei abbastanza, per esempio, non sei tanto ferrato su cosa veramente ti ferisce quando una situazione continua a ripetersi uguale, allora questo è proprio il tuo segnale che è il momento di cominciare a lavorare su te stesso, sul tuo corpo emotivo, sul tuo corpo spirituale. Se sai come si fa, perfetto. Se non sai come si fa, persone come me ti possono aiutare a imparare a capire. Però l'importante è che cominci a considerare che c'è anche questo aspetto della vita, non c'è solo la povertà, non c'è l'esclusione dall'abbondanza della vita e basta. Non ci sono persone a cui è concesso essere abbondanti e persone a cui non è concesso, ok? A meno che non te lo sia concesso tu o tolto la concessione tu. E qui infatti si dice, quando l'intuito parla, tu ascolta. Come dicevo, devi andare dentro. L'intuito è la tua parte interiore, la tua parte spirituale. È la tua energia che comunica direttamente con chi sei prima di essere incarnato, proprio a livello concettuale. Quindi ti viene detto, questa è la carta che sta a rappresentare, come si chiama, la sacerdotessa. Devi cominciare a seguire le tue emozioni, le tue sensazioni, il tuo intuito appunto. Non l'istinto, che è la reazione animale e che ti porta a un livello di rabbia, a un livello di paura, a un livello di ansia. Lascia stare l'istinto. L'istinto serve, ma non ora. C'è una, come possiamo dire, una direzione che si deve dare ad ogni energia. Ecco, qui, per riuscire a sbloccarti da questa situazione, devi usare l'intuito. Il tuo, non quello di, che ne so, una cartomante che ti fa una lettura. Il tuo. Devi sentire quello che senti. Non delegare a qualcos'altro o a qualcun altro. E qui viene detto, è buio e non riesci a vedere nulla, giusto? È buio e non riesci a vedere nulla, ma è una benda che ti sei messo tu nel momento in cui hai deciso, più o meno coscientemente, che non vuoi vedere la realtà interiore. Ma se non vuoi vedere la realtà interiore, è ovvio che l'esterno non lo riesci a vedere chiaramente. E qui viene detto, infatti, fai uscire la tua testa dal tuo culo, è un'espressione americana, queste carte sono in inglese, è un modo per dire tira fuori la testa da sotto la sabbia, perché c'è tutto un mondo di cui ti devi prendere cura e non è il mondo esterno, è il desiderio di avere a che fare coscientemente con un senso di responsabilità con il mondo esterno. E mi hai detto pronto, mi raccomando, apri gli occhi, siamo qui, il mondo è qui che ti aspetta. Però solo tu decidi la forma e la misura con la quale ti concedi di partecipare alla vita. Ti devi concedere di partecipare completamente e per farlo devi ascoltare la tua parte interiore, non quella esteriore. Ok? Magari non è facilissimo da comprendere subito, magari dovrai tornare qui, magari dovrai vedere anche altre letture perché ti chiama più di una lettura, però sappi che è possibile. Detto questo, spero di aver aiutato e se hai bisogno magari di un aiuto un po' più personalizzato, mi trovi l'indirizzo mail per una lettura più personale o mi trovi anche e soprattutto a quell'indirizzo mail o ai contatti che trovi nella descrizione dei marcatori temporali sotto il video o nel primo commento su come entrare in contatto con me per fare un percorso più strutturato, più individuale. Altrimenti trovi grossi suggerimenti per andare a migliorare proprio la tua situazione interiore sul mio Instagram, dove ci sono spunti di questioni olistiche, dove ci sono approfondimenti su quello che è il mio lavoro, dove non si parla solo di carte, insomma, ok? Detto questo, io ti auguro il meglio, assolutamente, e sappi che torno attiva a settembre, quindi se mi scrivi ricevi una mail provvisoria, ma poi mi metterò in contatto io a settembre. Detto questo, io auguro il meglio, alla prossima intanto, ciao ciao! Quindi eccoci qui con la quarta variante, vediamo la luna qui e cominciamo a scoprire le carte. Di che cosa ci parla Nettuno? Qual è il suo messaggio qui? Mm.
nelle altre letture Nettuno suggeriva a tutti di diventare un po' più introspettivi, di guardare un po' più il mondo interiore. Mi pare di capire subito che qui Nettuno invece dice: ma che cosa stai guardando esattamente? Ti sei, non lo so, incastrato in un filo di pensieri e non riesci più a uscirne? Ti vedo con gli occhi persi, non stai neanche più sognando, sei semplicemente in uno stato catatonico. Esattamente che cosa che stai aspettando? Ci sei? Ti sei addormentato? Cosa è successo? Come mai non ti muovi? Quindi Nettuno sta cercando di dare una svegliata, di dire: ma esattamente questa immobilità a cosa è dovuta? Perché sai esattamente quello che vuoi, sai cosa devi fare? E come mai non lo stai facendo? Cioè, non va bene continuare a considerare di continuo qualcosa che già sai come funziona, già sai come ti fa stare. Perché perdersi nel mondo della fantasia non va bene, vuol dire che c'è qualcosa che ti trattiene. Probabilmente sei ancora traumatizzato da qualcosa nella vita, magari dal livello di bambino, perché quando si mostra questo tipo di atteggiamento vuol dire che il nostro pensare realistico non è molto attivo. Siamo ancora in una fase immaginativa, in una fase di pura fantasia, ed è un classico della parte infantile di noi. Quindi probabilmente ci sono stati dei traumi a livello infantile che ora si mostrano in una situazione in cui dovresti prendere azione o avere risolutezza, e invece stai a fantasticare. Fantasticare nelle soluzioni, fantasticare nelle cause, fantasticare nell'analisi di quello che ti sta capitando. Quindi tu uno dice: oh ragazzi, è il momento di mettere a posto questo aspetto, perché non va bene stare sempre nel mondo dei sogni, non va bene avere aspettative realistiche, non va bene immaginarsi che tutto magicamente andrà a risolversi o ci sarà una soluzione dall'alto. Bisogna, scusate la cattiveria dell'espressione, no, ma bisogna svegliarsi a un certo punto, e se non agiamo per noi stessi non lo farà nessun altro. Quindi smetti di stare in una situazione in cui continui a dire: non so cosa fare, sono bloccato, potrebbe essere un problema, forse se faccio così, forse se faccio cos'ha, o addirittura magari cadere, come dicevo, in uno stato catatonico, silenzio, sguardo perso, nessun movimento. Perché non solo le cose non si risolvono, ma state perdendo il tempo della vostra vita, non quello degli altri, state perdendo il tempo della vostra vita. Infatti qui dice: devi smettere anche di stare in uno stato di solitudine, di isolarti, perché la solitudine va bene quando è ricercata per riportare equilibrio, non va bene quando è esasperata, quando dura da troppo, quando diventa una sorta di gabbia da cui è difficile uscire, quando diventa una parte della nostra identità, quando la integriamo come parte del nostro carattere, non va bene, perché significa che profondamente noi percepiamo di essere soli, di stare meglio da soli, ed è un'illusione, perché siamo esseri che hanno bisogno del gruppo, di situazioni, di relazioni, di un certo carattere, di un certo spessore, di una certa complessità e importanza. Quindi magari non saranno tantissimi questi rapporti, magari le occasioni in cui ci facciamo vedere in pubblico non saranno tantissime, però c'è bisogno di scendere a patti con il fatto che non è normale stare ritirati e isolati, non è normale essere passivi. E infatti qui si dice: c'è un problema di autostima. Bisogna arrivare a capire qui e lavorare sul fatto che ciascuna persona ha le sue caratteristiche, ciascuna persona ha i suoi punti di forza, non solo i suoi punti di debolezza, e ciascuna persona è venuta qui a portare in maniera unica le proprie energie su questo piano esistenziale, manifestarle. Ognuno ha il proprio percorso, ognuno ha le proprie capacità, ognuno quindi ha le proprie difficoltà, ma ognuno ha anche i propri punti di forza. E se questo manca, se non si riesce a fare una mossa perché si crede di essere soli, si teme di essere soli, si teme l'errore perché non si ha abbastanza autostima, è arrivato il momento, dice Nettuno, di darsi una mossa e di lavorarci. E infatti dice: questo è il momento della chiarezza, questo è il momento di diventare stabile, non è il momento di continuare a dormire, a riposare, a stare nel mondo delle illusioni. È arrivato il momento proprio di svegliarsi dalle illusioni, di guardare in faccia la bruttezza probabilmente
di situazioni che ti hanno portato a sentirti in questo modo. Però va affrontato. Certo, se vuoi vivere la tua vita, se vuoi tranquillamente scivolare sullo sfondo della tua stessa vita e svegliarti morto un giorno, va benissimo, sono scelte. Connessione, lo dicevo? Hai bisogno di connessioni significative e non le trovi stando fermo. Se hai ansia o panico debilitante, parti da un po' alla volta. Comincia col cercare qualcuno, per esempio, che ti può aiutare in questo senso. Comincia con il lavorare sul renderti conto. Basta che cominci a renderti conto di quanto poco ti stimi e che accetti di soffrire perché ti stimi poco, che accetti di sentire quanto stai soffrendo perché ti accetti poco o per niente. Da lì avrai la possibilità finalmente poi di sentire che naturalmente comincia ad attivarsi il fuoco del voler essere più forte dentro di te e ti porterà sulla strada giusta, un passo alla volta. La luce, lo dicevo? Il fuoco che si accende dentro, il sole che rappresenta proprio il potere personale. Quindi ho anticipato con le parole quello che queste carte stanno portando alla luce. E qui mi si dice c'è bisogno anche di considerare che per riuscire a vedere della luce bisogna riuscire a capire che si è al buio, come si vedono le stelle al buio. Bisogna riuscire a capire quanto male siamo messi per rivolgere il nostro sguardo verso l'alto e notare che non siamo così persi se impariamo a direzionarci con l'uso delle stelle, col posizionamento rispetto alle stelle. Dai nuova forma e nuova vita. Questo è un richiamo, un suggerimento, un incitamento, un caldo, una calda spinta verso il darti la forza da parte di Nettuno, ovviamente, per iniziare di nuovo a vivere. Nettuno sta cercando di dirti tutta questo tempo che ti sei preso per estraniarti dal mondo, tutta questa energia che hai messo in cantina, questa sospensione dalla partecipazione del mondo, è il momento di metterla finalmente a frutto. Quindi qui viene detto, stai facendo chi si mette nell'ombra, stai agendo nell'ombra, ti stai comportando in una maniera non molto chiara. Fai attenzione, perché le cose potrebbero diventare molto brutte, perché le conseguenze le pagheresti solo tu, molto semplicemente, perché rischi che se passa ancora molto tempo ti è difficilissimo, se non impossibile, tornare indietro e neanche magari ti rendi conto che è il momento di tornare indietro, di tornare alla luce. Ok? Vivere in un mondo realistico porta alla pazzia, eh? Io non sto dicendo che andrete tutti al manicomio, vi sto dicendo che vi distaccherete progressivamente dalla realtà e la vostra vita vi scivolerà dalle mani ancora di più. E potrebbe portare anche a conseguenze sulla salute, ve lo dico perché con il mio lavoro lo so benissimo. Metti giù quel caspita di telefono, smettila di estraniarti attraverso le mail, la TV, il telefonino, i sogni, le meditazioni, le visualizzazioni, l'isolamento. Comincia a vivere la vita reale, comincia dal tuo sistema nervoso cose reali alle quali abituarsi. Troppo tempo davanti allo schermo ti sta rendendo triste e disagiato perché ti distacchi dalla realtà. Non riesci più a capire come si funziona nella vita reale e con gli altri. Vai a parlare con una persona dal vivo. Purtroppo nella vita solo l'1% accade, tutto il resto si fa accadere, più o meno coscientemente. In questo caso lo dovete fare coscientemente, dovete fare uno sforzo attivo per togliervi dall'isolamento, per smettere di essere nel mondo dei sogni e per cominciare ad attivare la vostra autostima. Quindi io ve lo suggerisco caldamente e vi auguro, vi do tutto il mio, come posso dire, il mio suggerimento accorato di farlo. Se avete bisogno di una, magari, lettura per approfondire, per capire meglio, mi trovate l'indirizzo mail, però qui io vi suggerirei di usare l'indirizzo mail e i link che trovate sotto il video nel commento con i marcatori temporali per cominciare a lavorare su voi stessi, quindi lasciando i vostri dati e cominciando a considerare un percorso
a due in cui si va ad esplorare tutto questo popò e si comincia a lavorare proprio sul corpo emotivo e si ottengono risultati. Se invece volete semplicemente qualche altro spunto, mi trovate su Instagram. Lì non si parla solo di carte, anzi si parla anche di carte, ma soprattutto di crescita personale, del mondo spirituale, del mondo del corpo emotivo e di guarigione. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui, vi auguro il meglio e noi ci vediamo più avanti sul mio canale con le prossime letture. Qui è tutto da Karma Rosso. Ciao ciao!